prima di illustrare i contenuti delle nostre due nuove denunce, vorrei fare un piccolo accenno a un discorso che a me è piaciuto molto e che è un'intervista che è stata fatta dal quotidiano La Verità a un insegnante di latino a Oxford, è un italiano che insegna latino a Oxford. Il senso del discorso è molto importante. Studiare il latino ci dà armi da usare contro il potere. L'intervista è a Nicola Gardini, il professore di Oxford. Per noi è come un codice genetico. Chi conosce la sua identità sa di cosa ha davvero bisogno. E l'argomento dell'intervista è il tema che è stato dato all'esame di maturità e dedicato ad una frase di Seneca. Perché ne voglio parlare? Perché finalmente dopo tanto tempo e dopo che noi di Seneca continuiamo a parlare a iosa, qualcuno se n'è accorto evidentemente. Io so che cosa devo dire, ma noi parliamo di certe cose e dopo un po', no? Qualcuno cita, ripete anche un solo concetto, anche una frase. Io penso che il punto essenziale è questo: mandare in giro le proprie idee. A qualcuno arrivano, che poi quel qualcuno non le attribuisca a noi è un'altra faccenda. L'importante come è che nel avuto mondo di prova dobbiamo anche agire oggi, esatto, come dicevo poco fa, che qualcuno ci tallona da vicino e sì, poi ne fa l'uso che vuole, insomma, ma per noi va bene. L'importante è che qualcuno ne parli, qualcuno le utilizzi, che non vadano disperse al vento. Non vanno disperse. I nostri interventi ormai non vanno più dispersi, perché abbiamo la numerazione di quelli che ci seguono direttamente e vediamo che la numerazione aumenta di volta in volta. E poi ovviamente ci sono i rimbalzi che si trovano un po' dappertutto, perché molte persone fanno rimbalzare sui loro amici. Allora, premesso anche che per il sottoscritto il pensiero di Seneca è all'origine del cristianesimo, anzi il cristianesimo coincide con la sintesi che Seneca fa del pensiero classico, voglio leggere alcune frasi di questa bellissima intervista. Allora si chiede al professore, l'intervistatore, diciamo anche chi è, che Adriano Scianca, si riguarda la domanda all'intervistato, al professore, se il tema era difficile. Era difficile, è Seneca, si tratta di un autore che non ha un periodare complesso. Il problema semmai è l'opposto, è la sua stringatezza che può lasciare sorpresi per la sua rapidità e fulmineità. È uno scrivere che dà soprattutto peso alla semantica delle parole, al significato delle parole. Chi traduce non sarà troppo impegnato a capire la struttura della frase, che è piuttosto semplice, bensì il carico di senso delle parole. Questa è la cosa più importante. Le parole di Seneca sono parole molto cariche di significato. La psicanalisi, e in particolare la programmazione neurolinguistica, ha permesso di studiare appunto la trasmissione del messaggio attraverso le parole, e ci sono alcune parole e quindi anche alcune frasi che addirittura hanno 12 messaggi in contemporanea da trasmettere. Certamente. Dipende. È chiaro che bisogna che il ricettore, cioè chi ascolta, abbia 12 antenne. Abbia 12 antenne o 12 frequenze per poter percepire quelle frequenze, 12 messaggi. E questo è un brano che effettivamente presentava delle belle sfide. Qualche parola che nascondeva tra bocchetti, termini come fatum, casus, fortuna, consilium, non sono semplici da tradurre. No, da intendere. Lo studente non avvertito potrebbe... Non da tradurre, ma da intendere come messaggio principale, prioritario, perché poi tutti gli altri sono metamessaggi secondari, intenzionali o non intenzionali.
termini come fatum, casus, fortuna, consilium non sono semplici da tradurre. Lo studente non avvertito potrebbe cadere facilmente nella vaghezza, mentre Seneca è un autore molto preciso. Si trattava di un brano che aveva anche un messaggio di un certo peso. Non trova? Seneca in quel testo difende lo studio della filosofia come modo di vita e come esercizio al ben vivere. Attenzione. Lo studio... Per Seneca l'azione e il pensiero erano univoci. Esattamente. Era... E infatti, che cos'è il cristianesimo se non la dimostrazione pratica di una filosofia? Quando noi leggiamo l'ascetismo in generale, quando noi, no, l'ascetismo non c'entra col cristianesimo. Il cristianesimo in generale, le parole che Gesù Cristo dice a chi gli fa delle domande. Ma questo vale anche per i bonzi buddisti. Ma i bonzi buddisti non dicono le stesse cose che ha detto Gesù no, Cristo. No, certo, però voglio dire, però suo. Anche loro seguono diciamo quella metodologia dell'azione del pensiero coerente. Vabbè, è chiaro, perché sennò non potrebbe essere un insegnamento. Se non c'è una coerenza tra pensiero e azione, non c'è nessun insegnamento. Fatto è che... Questo dovrebbe essere, invece purtroppo l'insegnamento c'è anche attraverso la massiccia imposizione del messaggio durante un certo periodo, per cui la gente viene bombardata di un certo determinato messaggio che diventa lo introietta senza aver capito la vera, reale ragione del messaggio. Sì, però è un subissarsi di una sequenza di sottomissioni e non è mai l'insegnamento, perché l'insegnamento è quello che dà l'uomo che insegna. Ma questo siamo d'accordo, ma la gente intende quello che ho detto io oggi. La gente subisce, non è che impara. Io porto un esempio recentissimo. È come il cane, che gli dai una bastonata quando abbaia inutilmente e quello non abbaia più. E non ha, deve imparare altro che prendere la bastonata. Vabbè, allora la bastonata è una cosa. L'insegnamento e la guida è un'altra. È certo che è un'altra, ma questa è la situazione attuale. Il leader è leader soltanto se è una guida, se no non è una guida. Ma lo sappiamo. Sono falsi e falsi leader. Volevo contrapporre alla logica della comunicazione che in questo momento tu stai dando, alla illogica fazione che porta avanti questa... E che non è nessun insegnamento. Insegnamento, questa istruzione, questa informazione... del tutto demenziale, allora, che però la gente segue. Il messaggio subliminale dei Vangeli è un messaggio chiarissimo. C'è una persona che va predicando in giro per un posto che lì è la Palestina, potrebbe essere qualsiasi altro posto, e risponde a quelli che lo interrogano. Intanto risponde citando il caso di un padre mio che nulla a che vedere con Yahweh e altre cazzate del genere. E poi risponde secondo una logica che è la filosofia espressa da Seneca. Ecco, lì c'è l'insegnamento. Certo. Poi la coerenza viene dimostrata dal fatto che non si tira indietro, viene martirizzato in quanto coerente esatto, con il proprio pensiero. Certo. Seneca in quel testo difende lo studio della filosofia. Anche lui, come Seneca, avrebbe potuto salvarsi, perché esatto. Avrebbe di fronte a Pilato, avrebbe dovuto rispondere che lui non c'entrava un cazzo, esatto. Che non voleva andare contro il dettato della romanità. Infatti lui che cosa risponde? Tu l'hai detto, quindi gli dà ragione. Solo che Pilato, cogliendo la questione, si rende conto che per i romani non è colpevole, perché i romani avevano molta libertà per le religioni altrui. È stato il sinedrio, cioè è stato l'ebraismo, è stato il giudaismo che l'ha condannato. Allora qui bisogna essere molto chiari, è stata la casta sacerdotale. E beh, rompeva il cazzo come adesso, rompeva il cazzo agli affari sporchi che facevano nel Tempio, è normale. È naturale. E ce l'avevano con lui. No, fustigava i mercanti che vedi caso erano i banchieri. Erano loro stessi. Erano i banchieri. Sì, vabbè. Ed era la Chiesa. Certo. Chiesa, banchieri, esattamente. Usurai, voluto. Esattamente, tutto un coacervo, un'unica entità. Seneca in quel testo difende lo studio della filosofia come modo di vita e come esercizio al ben vivere. Qui in particolare l'insistenza... No, spieghiamo cos'è il ben vivere. Il ben vivere è la coerenza all'interno di un'affermazione, di una cultura, di una società, di una morale o quantomeno di un'ipotesi morale. Il buon vivere è il coordinamento
coerente di tutte queste diciamo funzioni. Certamente, ecco. Lui intendeva quello, non vivere crapulosamente. Assolutamente. No, comunque uno potrebbe anche vivere coerentemente col proprio pensiero, la propria visione del mondo, facendo il crapuloso. Certo, ma a meno che l'ammetta. In secondo livello, però. A meno che l'ammetta, non come fanno i preti. Di recente hanno rivalorizzato. No, aspetta, c'è il cardinal Martini che ultimamente gli hanno scoperto, non so se 500.000 euro di lascito, di lascito di un che se l'è inverta di lui, se mi ricordo bene. Mi pare giusto. È un gesuita, se frega di sordi. Ma che cosa volete voi dal cardinale Martini? E chi si fida? Invece Don Milani è stato coerente col suo pensiero. L'hanno riscoperto adesso, a una trentina d'anni dalla morte, però non potevano fare a meno che scoprirlo, anche se era da certi punti di vista scantonava un po'. Però comunque sia, era un personaggio che era coerente con se stesso, è vissuto ed è morto coerentemente con quello che faceva e pensava. Non come Madre Teresa. Beh, Madre Teresa, quello che poteva fare l'ha fatto. È una bella paraculetta, che quando si è ammalata di leucemia, se mi ricordo bene, o di cancro, adesso non mi ricordo bene, non si è fatta mica curare nei lebbrosari dove stava lei, è andata nei migliori istituti americani in California, capito? Certo. Con i soldi delle offerte. Sì, però, diciamo pure che nei lebbrosari sarebbe stato un suicidio, e la sua religione vietava il suicidio. Noi dobbiamo trovare, cioè non è che possiamo. Bello, mi piace questa diciamo questa iperbole assiomatica. Allora, non possiamo accusare Madre Teresa perché facendo un conto della bilancia della sua vita ha dato di più quello che ha preso. Ma insomma. Allora, non entriamo troppo nel dettaglio. Qui in particolare l'insistenza è su temi come il destino, il caso, la sorte e sulla partecipazione dell'individuo, cioè quanto l'individuo è in grado di controllare quello che gli capita. Attenzione, è importante questo. Se tutto è preordinato, con cosa io posso diventare padrone della mia vita? Seneca dice, con la filosofia. Sembra un tema attuale, questo è chi lo interroga, sembra un tema attuale, se tutto è deciso dai mercati, cosa possiamo decidere politicamente del nostro destino? È un'attualizzazione azzardata? No, sono perfettamente d'accordo. È per questo che è importante studiare le lingue antiche, per far vedere la validità di certe intuizioni. Bisogna far vedere da quanti secoli circolano queste problematiche e far capire che c'è già un vocabolario per poterne parlare. Il brano è importante perché porti i ragazzi a discutere di certe tematiche ancora oggi importanti. Lo so che tutti ci sentiamo soggiogati da logiche che sfuggono. C'è anche tantissima paranoia e paura dei poteri sommersi, ma l'interrogativo è reale. Io come faccio a trovare la strada? Trovando ciò su cui noi possiamo intervenire, dice Seneca. È un discorso fortemente politico che poi ritorna in Machiavelli e nel suo discorso sulla virtus. Ora la virtus è questa, no? La coerenza. Sei coerente e fai quello che puoi fare, come facciamo noi che, non potendo fare altro, facciamo tutto quello che possiamo fare denunciando questi mascalzoni. E questo potere assoluto, più che assoluto, falso, psicologicamente deterministico, e di cui vi daremo adesso una prova con le ultime denunce che abbiamo presentato, che vi illustrerà Orazio. Cercherò di essere stringato, ma più stringato di così è un po' difficile perché la tematica è molto ampia. Allora, noi abbiamo depositato contro Lorenzin fin dal 2016 una serie di querele. In particolare ne avevamo fatta appunto una il 14 aprile o il 16 aprile del 2016 quando sottoscrisse e ratificò quel decreto legge in cui praticamente toglieva la gratuità su 200 e passa funzioni diciamo corrisposte dalle ASL o comunque dall'assistenza pubblica, lasciando così in mezzo a una strada anche ad esempio
con un contributo bassissimo di 250 euro e anche tutti gli handicappati che prima godevano di vari tipi di assistenza. Perché questi qui colpiscono il più debole, chi non può difendersi. Certo. Tieni conto ad esempio la questione delle staminali. Certo. Che adesso è stato ampiamente dimostrato, come capita sempre per caccia Giuda. Ricordiamoci non che, ti incazzare. Che Marconi dovette brevettare in Inghilterra. Sì. Grazie al fatto che la macchina era inglese, perché radio. Andava per brevettare il suo congegno, il suo marchingegno. E non lo capivano. No, lo pernacchiavano. Gli impiegati statali li facevano le pernacchie dietro, hai capito? Questa gentaglia qui, non ce ne libereremo mai? Questa domanda senechiana. Allora, questa è del 26, fresca. Ecco qui la relata, perché sennò uno dice che non è vero. Eccola qua. Composta da, il maresciallo si è preso la briga, da 10 pagine per un totale di 849 righe stampate. Allora, abbiamo denunciato appunto il signor Mattarella, il signor Gentiloni, il signor la signora Lorenzin, il signor Guerra, il signor Enrico Costa, il signor Padoan, il signor Orlando e la signora Fedeli, che mi vergogno a doverli chiamare ministri della Repubblica, quindi li chiamo solo signore. Non meriterebbero manco l'epiteto di signore, perché... ma non sapendo cosa dire, però, io metterei put col put di... con titolo bisogna darglielo, e quindi diciamo signori. Per li leggo tutti e 30, alto tradimento, concorso formale in reato continuato, pene per coloro che concorrono al reato, circostanze aggravanti, corruzione del cittadino da parte dello straniero, attentato contro la Costituzione dello Stato, attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali, attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, omissione di ufficio, usurpazione di funzione pubblica, associazione a delinquere, strage, epidemia, commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate, commercio e somministrazione di beni medicinali guasti, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, delitti colposi contro la salute pubblica, falsità, eccetera, eccetera, ancora 4 tipi di falsità, omicidio, lesione personale, truffa aggravata per concorso, per conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, atti per turbare l'ordine pubblico, abuso della credulità popolare ed eventuali altre. Allora, questa è, diciamo, la reiterazione, se ce ne fosse stato bisogno, di i 10 punti che avevamo evidenziato nel corso della seconda querela contro, così denominata, contro la Lorenzin e tutti gli altri. Questo perché ovviamente andava riportata, diciamo, la cronicità storica della vicenda. In più abbiamo dovuto aggiungere, grazie all'amico David Rorro, che ci ha dato questo contributo non tanto, diciamo, spassionato, ma comunque a noi sta bene così, dove appunto leggiamo a partire dal decimo punto che risulterebbe che Guerra abbia firmato, il ministro Guerra, non ministro, il direttore generale Guerra abbia firmato tutti i provvedimenti sui vaccini, nonché anziché astenersi come dovuto in base all'articolo 323 del codice penale interesse in atti d'ufficio, perché lui aveva altri incarichi appunto nella Glaxo, come GlaxoSmithKline, come chiama. Appunto faceva rilevare il Codacons, che quindi giustamente aveva denunciato la questione alla magistratura. Poi l'undicesimo punto, le manovre coercitive, in quanto si crea con questo decreto Lorenzin una sperequazione notevole fra i genitori che hanno la possibilità economica e quelli che non le hanno, per cui quelli che hanno possibilità economiche pagano una multa di 7.500 euro e sti cazzi che se ne strafottono di quello, viceversa quelli che non hanno 7.500 euro da buttare via dalla finestra sono costretti a sacrificare i loro figli. I figli. E quindi il dodicesimo punto, la sentenza del Tribunale sui vaccini del 13 dicembre 2012
ha esercito per centinaia di migliaia di dollari Riab Moyab, i cui genitori hanno descritto come i vaccini MPR avessero causato danno grave e invalidante al cervello, diagnosticato come disturbo dello spettro autistico ASD, Autism Spectrum Disorder. La giovane Emily Moeller di Houston vinse una causa per risarcimento a seguito del danno cerebrale da vaccino che ancora una volta coinvolgeva l'MPR a causa dell'autismo. Tralascio altre cose, tutte ormai comprovatissime, per cui i tribunali hanno dovuto fare buon viso al cattivo gioco e accettare per vero quello che facevano i ricorrenti. In Italia ci sono ricorrenti. In attesa 2500 casi che si scateneranno tutti contro il Ministero della Sanità. Tredicesimo punto. Perché al contrario di quello che ci diceva l'amico deputato del MDR, che adesso non mi viene in mente come cavolo si chiamava, che era presente, era uno dei organizzatori della manifestazione del 31 luglio, no, mi ricordo male, quella di Roma, adesso non mi ricordo, vabbè, forse era un'altra data. Mi pare che era il 31 comunque, di maggio. E quindi niente, questo signore, questo amico senatore, parlando con noi, ci aveva detto che il finanziamento da fornire per l'operazione, rendere operativa il decreto sulla obbligatorietà dei vaccini era di 600 milioni, mentre in realtà da conti che abbiamo fatto noi si evince che i costi solo per gli acquisti dei vaccini raggiungono i 39 miliardi. E tralascio altre belle considerazioni, perché insomma saremo qui 3 anni. Ma poi al 14° punto, appare vero quindi che il decreto d'urgenza mette a rischio per reazioni avverse una marea di bambini, soprattutto quelli che vanno dai 13 mesi ai 5-6 anni, dove appunto è il momento più critico per queste vaccinazioni, con la maggiore massiccia presenza di vaccinazioni. E fra l'altro appunto tutta una serie di considerazioni per cui appunto reazioni avverse, quante ne vogliamo. Allora, il 16° punto, il 15° punto parla della urgenza dell'emissione del decreto sul vaccino, quando invece dai dati in possesso ufficiali anche del Ministero della Sanità o della Salute, come pretendono di chiamarlo, comunque tutti i dati sono a favore della non obbligatorietà, perché non c'è nessuna emergenza, non c'è nessuna epidemia in corso e neppure temenda che possa arrivare in qualche momento prossimo futuro. Di certo l'intenzione di emettere questa denuncia non era quella che poi ci ha fornito la Lorenzin e i suoi collaboratori. E poi il 16° punto. In Italia diventa sempre più difficile dimostrare il nesso causa-effetto fra vaccini e reazioni avverse nel piano nazionale di prevenzione vaccinale uscito a gennaio 2017, nel paragrafo intitolato gli eventi avversi a vaccino si legge quanto segue, fra omissis viene definito evento avverso a vaccinazione AAFI, Adverse Event Following Immunization, qualsiasi evento clinico avverso che si verifichi successivamente alla somministrazione di un vaccino e che non ha necessariamente un rapporto causale con l'uso del vaccino. L'evento avverso potrebbe essere un segno sfavorevole o non intenzionale, un anomalo risultato di laboratorio, un sintomo o una malattia. Fra l'altro poi anche l'unico elemento che lega la vaccinazione effettuata e l'evento dannoso potrebbe essere l'intervallo temporale compatibile. Quanto maggiore è l'intervallo tra vaccinazione ed evento, tanto minore è la plausibilità di un'eventuale correlazione temporale tra i due. Che è falso. Infatti, il nesso, ci sono eventi che arrivano anche dopo decenni. Esattamente. E quindi non è possibile stabilirlo preliminarmente. Ma quindi, per specificare,
sempre seguitando il discorso, il nesso di causalità invece deve essere ricercato e dimostrato nel caso specifico. L'esistenza di una relazione temporale tra evento e danno, infatti, è un presupposto necessario, ma non sufficiente a spiegare un rapporto di causalità. Altre condizioni devono essere prese in considerazione. In pratica, seguendo queste linee guida del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, dimostrare un nesso vaccino-reazione avversa diventa altamente difficile, se non impossibile. Viceversa, punto 17, però la Corte di Giustizia Europea di Bruxelles, esatto, in una recentissima sentenza storica del 21 giugno, di 10 giorni fa, manco 10 giorni fa, citata anche dal Codacons, ha dichiarato che degli indizi gravi possono provare il nesso tra vaccini difettosi e reazioni avverse, confermando una ennesima volta la pericolosità del decreto legge d'urgenza sulla vaccinazione di massa, che colpirà circa 9 milioni e mezzo di a breve, e gli altri 55 milioni circa nel prossimo futuro. Quindi la sentenza relativa alla causa C621 del 2015, che vede opposti un cittadino francese ammalatosi di sclerosi multipla e la Sanofi Pasteur, produttrice di un vaccino contro l'epatite B, viene confermato che la prossimità temporale tra vaccinazione del vaccino e l'insorgenza di una malattia, in assenza di precedenti medici personali o familiari della persona vaccinata e l'esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparse da una malattia a seguito di simili somministrazioni, possono eventualmente costituire indizi sufficienti a formare una simile prova. Quindi, cara signora Lorenzin, vai a studiare, che ti serve molto per difenderti dalle prossime migliaia, se non centinaia di migliaia o milioni, di cause che ti faranno i cittadini italiani a te personalmente. Propongo una cosa. Io starei molto attento a prendere immediatamente una cittadinanza di uno stato estero, così. Il Gabon, vai nel Gabon. Così ti salvi il culo. Allora, io propongo un termine di paragone. Se qualora uno, avendo fatto una vaccinazione, diventa cretino come la Lorenzin, la causa è del vaccino, va bene? No, la causa è della Lorenzin, il termine di paragone è il livello di idiozia. Vabbè, per questi motivi la Corte ha dichiarato quanto segue. 1. L'articolo 4 della direttiva 85.374 CEI del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale come quello di cui è il procedimento principale, in base al quale il giudice di merito chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferito al riguardo, che nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso fra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia di cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia. Attenzione qui, attenzione, importantissimo. Qui loro cercano di salvarsi in un certo senso il culo, in corner, perché parlano di prodotto difettoso. Non è difettoso, è il vaccino stesso, è il vaccino stesso che provoca quei danni. No, è studiato benissimo, è che quel vaccino provoca quei danni. E la stessa cosa riguardava, l'ho citato più di una volta, il famoso Cronacial. Il quale Cronacial è quello che ha fatto arricchire una ditta che si chiamava Fidia, e nonché la Levi Montalcini. Quindi questo prodotto provocava una malattia, ma era una conseguenza diretta dell'iniezione. Provocava la sindrome di Guillain-Barré, era una conseguenza, non perché il Cronacial era fatto male. Il prodotto era fatto secondo le regole loro, era un estratto del cervello del bove, ti immagini che meraviglia, capito? Ecco, questo è il punto essenziale. Il vaccino in se stesso provoca il danno. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l'applicazione concreta
che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l'onere della prova instaurato dal detto articolo 4 né ad arrecare pregiudizio all'effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva. Punto 2. L'articolo 4 della direttiva 85374, che è quella che abbiamo letto fino adesso, deve essere interpretato nel senso che osta un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso fra somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia di cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve essere considerata dimostrata in presenza di tali indizi fattuali predeterminati di causalità. Esattamente. Quindi non c'è da discutere un cazzo. Esattamente. Punto 18. Altro considerazione di conflitto di interessi e soprattutto dubbio di interesse privato in atto pubblico. Allora, io questo fatto l'ho denunciato a partire dal 2003, 15 anni fa. 15 anni fa feci una denuncia contro il presidente di un tribunale dei minori che ancora è in corso e di cui non so niente, ma mi hanno minacciato più volte. La magistratura mi ha minacciato, capito cari magistrati che ascoltate? Capite perché abbiamo poca fiducia in voi? Mi ha minacciato di ritorsioni se continuavo nell'azione, perché io ho fatto opposizione ovviamente, ho fatto l'opposizione e sono intervenuto in tutti i vari gradi in cui potevo intervenire, nei vari tipi di udienze in cui potevo intervenire, nelle varie modalità, e ancora, per quello che ne so io, il procedimento è in corso. Sono passati 15 anni, ovviamente è fermo lì in una stazione laterale, in una stazione diciamo dimenticata, no? Ma lì morirà, ma non me ne frega niente, la soddisfazione di non avergliela data vinta. Punto 18. Ogni anno 30.000 minori nelle case famiglie in Italia, no 30.000 minori in tutto, 30.000 minori all'anno, per cui ci sono bambini che stanno lì anche per 10-15 anni, perché a 18 anni ne escono alcuni, no? Come se fosse un reclusorio, né più né meno, e questi bambini, questi ragazzi adolescenti stanno lì anche per 15-16 anni, quindi vuol dire che 30.000 per 15 fa 400.000, 300.000, 200.000 persone che stanno in carcere senza aver fatto un cazzo. Ma non in carcere qualunque dove ci sono dei controlli, ci sono le verifiche dei senatori del Partito Radicale, degli altri senatori che vanno a controllare lo stato dell'igienicità, sanità, della salubrità delle celle, della demografia delle celle, stipatura. Quanto sono stipati questi carcerati o meno, no? Come e di quale garanzie godono o non godono, no? Questi stanno nelle case famiglie dove questi cazzi di sfruttatori schiavisti dei bambini stanno lì a sfruttare quanto più possono, addirittura da me rilevato, quindi fatemi causa quanto cazzo volete, con alimentati con cibi scaduti in case non sismiche, in case dirupate, in case piene di umidità, di muffa e di quant'altro, ambienti inigienici che non vi dico, con trattati ovviamente da cani, e ecco, questa è la situazione in cui vivono centinaia di migliaia di futuri cittadini. Ditemi voi che cazzo può uscire da un'adolescenza, di una gioventù, da una infanzia di questo livello qua. Non parliamo poi del resto, perché fra l'altro questi ragazzi, queste case famiglia che prendono 900 euro a ragazzo solo dalla regione, più quel qualcosa anche dei comuni e a volte anche qualcosa dei genitori, questi signori non contenti vogliono, pretendono che siano i genitori a passargli i vestiti addirittura, quindi non gli danno neanche i vestiti a quelli che i genitori li hanno abbandonati e quindi non c'ha più nessun rapporto col figlio, e il figlio deve andare a vestirsi con vestiti dati dalla elemosina pubblica, dalla carità pubblica, ecco. Che sono prevalentemente mutande dismesse dalle suore.
Allora, ogni anno 30.000, quindi un business da 1 miliardo di euro l'anno, tanto per gradire. Questo decreto, mettendo in discussione la responsabilità genitoriale di chi non vaccina i propri figli e di chi non può permettersi di pagare i 7.500 euro di multa, farà aumentare drasticamente il numero di minori affidati alle case famiglie, quindi un giro d'affari che si aumenterà di anno in anno, e quindi un nuovo regalo a questa banda di delinquenti che poi queste case famiglia controllano, ovviamente anche un bel parco voti a favore dell'elettorato locale, quindi immaginate un po', perché girano dei soldi, molti soldi. Immaginate che un ragazzino, allora io ai miei figli non ho mai fatto i calcoli, ma proprio per spese vive per i figli avrò speso di media 300-400 euro al mese, all'uno, no? Più o meno, 500. Cioè questi ne prendono 900 solo dalle regioni, più quello che gli danno i genitori e i comuni. Cioè qui c'è poi una cosa è allevare 2 o 3 bambini, una cosa è allevarne 10 tutti assieme, certo. Molto meno costo, soprattutto se dai anche i prodotti scaduti, deperiti. Quindi è una cosa veramente di una follia unica. Quindi sono 1800 strutture distribuite da nord a sud, Lazio, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia, sono quelle che raggiungono i numeri più consistenti, fra i 250 e le 300 case famiglia a regione. 1626 bambini. Vedete che razza di speculazione, cari amici? Avete una casa di vostra proprietà, è un rudere, e non sapete a chi affittarlo. Fatela diventare una casa famiglia. I bambini e i ragazzi ospitati in queste comunità costano dai 70 ai 120 euro complessivi al giorno. Io con 300 euro, 400 euro ci mantenevo le mie figlie alla grande, con tutti i bei vestitini, con tutte le scarpine, con tutti i cazzi, i regaletti agli amici, i regalini di qua, i regalini di là, dottore, dentista, tutti i cazzi. Va bene, 19° punto e ultimo. Caso molto serio, vaccino va derivato. In aree sotto tasso di immunizzazione dal virus e a basso livello igienico. E entriamo in un punto di quelli salienti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuto dopo una grave epidemia di polio sviluppata in Siria in questi ultimi giorni, ha reso noto, senza H, scusatemi ma non ho battuto la H, reso noto che recenti analisi di laboratorio hanno confermato che si tratta di polio vaccino derivata, VDPV, e non dovuta al virus selvaggio, cioè quello vero. In poche parole, l'epidemia di poliomielite è stata causata dal vaccino somministrato alla popolazione che conteneva il virus attenuato. Leggiamo cosa dice su un articolo di Repubblica. È quello che è avvenuto più di una volta, soprattutto in ambienti Africa e Medio Orientali. Certo, certo. Il vaccino attenuato, che riprende via immediatamente. Esattamente, che è il più attivo anche dal punto di vista dello scatenamento delle difese immunitarie, però contemporaneamente è un grossissimo rischio, e vedi quello che è successo. Il vaccino orale contro la poliomielite, OPV, contiene di piccole quantità attenuate di virus attivo che si riproduce nell'intestino per un breve periodo facendo sviluppare la risposta immunitaria nell'organismo. Però in zone dove appunto il livello igienico è scarso, come diceva Giorgio, spiega l'OMS, il virus può essere trasmesso tramite cibo o acqua contaminate da materiale fecale. O anche feci, materiale fecale. Ai non vaccinati, allargando il fenomeno chiamato immunizzazione passiva. In rari casi, tuttavia, se una popolazione si trova molto al di sotto del livello minimo di immunizzazione, il virus escreto dai vaccinati può continuare a sopravvivere e a circolare. Più a lungo sopravvive, più mutazioni genetiche subisce. E in casi ancora più rari, il virus derivato dal vaccino può modificarsi in una forma che porta a paralisi, chiamata CVDPV, Circulating Vaccine Derived Poliovirus. Dal 2000 ad oggi ci sono state 24 epidemie appunto di questo tipo di vaccino in 21 paesi che hanno causato meno di 760 casi di polio, comunque, non drammatizziamo, che comunque è possibile ovviamente porre rimedio. Ma il grande rischio è questo, quando noi parliamo, perché poi noi ci obiettano sempre, no, siete i catastrofisti, siete quella, ma grazie al cazzo. Ma quando tu immetti in circolazione
dei germi, no, dei germi, come dire, anche attenuati, ma comunque li metti comunque in circolazione, imbecille. Ma sono comunque attivi. Le acque italiane sono ricchissime, ad esempio, di psicofarmaci, perché anche di cocaina. Sì, cocaina e psicofarmaci. A 2% a Milano. Esatto. A Milano poi ci furono quelle inchieste 4-5 anni fa che lasciarono veramente il segno. Perché? Perché anche i depuratori più sofisticati non riescono a eliminare dall'acqua quelle molecole. Per cui abitualmente noi oggi mangiamo il pesce cocainomane. Mangiamo il pesce cocainomane, ma beviamo anche l'acqua ricca di psicofarmaci, capito? E ti immagino un po' se non c'è in giro una qualche recrudescenza dovuta ai vaccini. C'è per forza, pensare il contrario è pensare da cretino, da imbecille. Tutto è possibile, no? Tu metti in circolazione, no, un batterio, un virus. Quel virus si modifica, ma arriva dappertutto. Come lo dobbiamo dire? Allora, sempre per non farci mancare niente e non far mancare niente neppure ai nostri cari governanti, eccone un'altra. Oggi ne abbiamo depositate due. Questa, diciamo, è semplice, in quanto è banale, è una denuncia fatta ad uso e consumo dei nostri cari parlamentari, i quali idioti quali sono, o collusi quali sono. Collusi e idioti, c'è l'idiota colluso. Sì, che non si rende conto di fare la disgrazia delle sue generazioni future, dei suoi discendenti. Più idiota di quelli che hanno fatto mettere a Caserta a interrare la diossina e tutte le altre porcherie nella terra dei fuochi e così via. Allora qui semplicemente denunciamo la folla, la connivenza della folla, eccolo qui, il fatto. Il giorno 20 giugno 2017 è andato a votazione al Senato della Repubblica il decreto del Consiglio dei Ministri sulla suddetta obbligatorietà dei vaccini, sopra riportato in merito al parere della prima commissione sui presupposti di costituzionalità. Allora, questi perfetti testa di cazzo, idioti, ignoranti, mascalzoni, delinquenti, furfanti e chi più ne ha più ne dica, e spero che qualcuno ci controquereli, per Dio! Che ci controquereli per diffamazione, per calunnia, gli facciamo un culo così all'interno dell'aula giudiziaria, venissero. Meglio che non dico che stavo pensando, vabbè. Allora, il decreto del Consiglio dei Ministri ha ottenuto parere favorevole contro ogni logica, coerenza, assennata interpretazione del dettato costituzionale. No, ma no. Per i signori senatori tutto è regolare, conforme, legale, tutto accettabile, fattibile. Saremo poi a vedere cosa dirà la Corte Costituzionale quando breve sarà chiamata ad esprimersi, perché una volta che sarà ratificata come decreto legge o decreto legislativo o quello che volete voi, andremo a vedere che cazzo c'ha da dire la Corte Costituzionale e poi vedremo se basta semplicemente andare a emettere una sentenza per far annullare il decreto o andremo a mettere alla gogna quelli che hanno firmato queste cazzo di porcherie, che anche se io lo faccio vedere a un bambino di 10 anni capisce l'assoluta intollerabilità fra Costituzione della Repubblica e questa porcheria di elucubrazione delirante. Articolo 32 e 34, oltre agli altri, lasciamo perdere. E quindi nel frattempo noi denunciamo con decisioni misfatti che, secondo il nostro modesto parere, sono stati compiuti da questi occupanti abusivi degli scranni senatoriali. Occupanti abusivi? Occupanti abusivi che ben 4 anni e mezzo fa l'attuale Presidente della Repubblica, anch'egli occupante abusivo, ricordiamolo bene, da componente della Corte Costituzionale, aveva dichiarato illegittime le elezioni attraverso cui costoro, i parlamentari, erano stati eletti.
e in base all'articolo 136 della Costituzione avrebbero dovuto entro 24 ore dare seguito alla sentenza ed immantinente tornare alle elezioni con la precedente legge elettorale e lasciare ad altri eletti l'incombenza e le modalità e poi discutere e scegliere una eventuale nuova legge elettorale. Ed invece, contrariamente a quanto correttamente si sarebbe dovuto aspettare, uno, questi parlamentari abusivi hanno eletto un Presidente della Repubblica a sua volta abusivo. Noi in tutto questo marasma politico-istituzionale estremamente pazienti ci saremmo aspettati che costui, occupante abusivo dello scranno presidenziale della Repubblica, istantaneamente, appena eletto, visto che è costituzionalmente nel suo potere, avrebbe immediatamente fatto decadere entrambe le Camere e si sarebbe immediatamente andato alle elezioni. E invece no! Costoro, a distanza di 4 anni e mezzo, continuano a legiferare senza alcun titolo, cosa di cui prima o poi tutti saranno chiamati a rispondere, e ovviamente le leggi che hanno stipulato questi diventano assolutamente nulle, quindi anche per esempio la realizzazione della nuova Equitalia, tanto per dirne una. Esattamente. La nuova funzione... Che si stanno a litigare tra di loro, certo. Capito? Tutti i soldi che si sono fatti pregare e che si sono fregati. Allora, e che senza, quindi senza alcun titolo dovranno poi rispondere. Su temi di primaria importanza sociale, costituzionale, volevano pure cambiare la Costituzione, economica, finanziaria, stanno regalando il paese, l'acqua, il demanio, le imprese di Stato alle multinazionali e addirittura adesso vogliono sottrarre pure i diritti costituzionalmente garantiti come la patria potestà o diritto genitoriale, che suona però meno fascista, no? Sempre a favore dei buonisti del cazzo, no? Questa fescia umana, la che era molto cara a questa loro arroganza, ed anche la magistratura e gli organi di garanzia delle istituzioni repubblicane altrettanto, comprese le forze armate, che assistono passive ed impassibili agli stravolgimenti quotidiani messi in atto da questi volgari delinquenti. Oggi, appunto, in attesa dei tribunali popolari, denunciamo questo ulteriore misfatto dall'apparenza superficiale di un atto della più squallida normalità ed invece del più deflagrante e incostituzionale ennesimo fatto di colpo di Stato in atto nelle sue fasi più eclatanti da luglio del 2011, quando la signora Angela Rebecca Dorotea Kostner, sedicente Angela Merkel, ha assunto il nome del suo primo marito Ulrich Merkel, scrisse la famosa lettera di intimazione delle prescrizioni da eseguire a Silvio Berlusconi e al governo italiano. Ecco, da una che è occupante o abusiva di una nazione straniera che non è manco uno Stato, ricordiamocelo bene, che la Germania non è neanche uno Stato di diritto, perché non ha neanche una Costituzione, perché quella Costituzione non è mai stata ratificata, perché l'atto di resa non è mai stato ratificato, perché l'atto di belligeranza è ancora in corso contro gli alleati, tanto per dirne qualcuno, solo senza troppo andare ad allungare la melassa, e qui ecco appunto denunciamo tutti questi signori, a partire da Iello Pietro, Albano Donatella, Albertini Gabriele, denunciateci brutti figli di puttana! Alicata Bruno, Amati Silvana, Angioni Ignazio, eccetera eccetera, tralasciando tutta la fescia in mezzo per arrivare fino a Rossi Luciano, Rossi Margherita, Maria Rosa Rosaria, Russo Francesco e poi ancora infine per arrivare Zavoli Sergio, che ancora rompe il cazzo dopo 40 anni che rompe le palle, che non ha mai fatto un cazzo in vita sua questo signore, solo lì a filosofeggiare e a come si dice, a perorare cause del cazzo, no? È come questa qua Keller, il socialista di Dio, Zin Claudio di Dio. Zuffada Sante, e vai con Dio, vai a con Dio, my darling, proprio. E per concludere vi faccio vedere un articolo molto bello dedicato alla grande... No, aspetta, per quelli che mi denunceranno, assumiti anche tu la responsabilità di aver detto esattamente le stesse epiteti che ho detto io. Sì, sì. Anche di più, se ce n'è qualcuno in più. Confermo e sottoscrivo le definizioni, che sono molto moderate, nei confronti a queste persone. Ringrazino queste persone, che noi siamo persone calme, morigerate e come timorati di Dio, solo che cazzo non potete timeos, aspetta, diciamo anche quella. Noi siamo timorati di Dio, ma non del Dio Yahweh, ben inteso. Noi siamo timorati del Dio Priapo. Timeos, Danaos,
Timeo Danaos. Timeo Danaos. Dona Sferentes. Allora, il gran Dio Priapo, capito? Perché Dio Priapo arriva con un colpo di cazzo e le specca la testa, capito? Noi lo consigliamo per delle particolari abluzioni. Infatti, nelle raffigurazioni più, diciamo, più oneste, con l'H davanti alla maniera grillina, Priapo viene rappresentato con una mazza in mano, come Ercole. Certamente. Con la mazza di legno. Solo no? Che no, è una mazza carnea, quella carne. Allora, per concludere, vi consiglio di leggere, che è stato ristampato, questo importantissimo libro di Ida Magli, la nota antropologa morta circa un anno e mezzo fa. E tra l'altro anche mia immeritata per me professoressa, per breve periodo. L'accoglienza a tutti i costi è una violenza psicologica. Torni in libreria il profetico saggio di Ida Magli su immigrazione e multiculturalismo. La grande antropologa spiegava: i governi hanno il dovere di proteggere la nazione, l'identità culturale e la nazione. Siccome non lo fanno, sono governi illegali, di traditori, più illegali se ci fosse bisogno, degni di essere fucilati alle spalle. Non prima di una piccola grattatina del buccio del culo. Forse piacerà a qualcuno. No, alle nostre ministre soprattutto. Quelle molto, sei, molto colte. Sei triviale. Molto sei triviale. Colte, molto, sono molto. Sei triviale. Ma non che triviale, quadriale. Quindi anche con le due mani mi faccio la grattatina. Vabbè, signori, tanto dovevamo dire, ve l'abbiamo detto. Chi vuole ci segue, chi non ci vuole ci offenda, citatevi, e ci mandi a quel paese. A giudizio, noi vi vorremmo incontrare, però dobbiamo incontrare voi, noi i vostri scagnozzi, al tribunale, e vedremo un po' se vi vale la pena che veniamo lì a fare qualche carezzina. Vabbè. Poi lo dico io dove carezziamo. Vabbè. Voi pensate, non essere così. Immaginate, ma io non vi carezzo lì, capito? Vabbè, basta così, sì. Per oggi abbiamo detto sempre, so long, sempre, e laudetur, sempre sit, magius divus priapus.